E signori, parte numero 6 di Watch Dogs Legion. Siamo qua col paramedico, perché voglio affrontarla con lui questa prossima missione. Guida senza mani. Io ho capito, fratelli, però, cioè... dai, fuori dalle palle. Bellissima pubblicità che cambia sui taxi, fantastica. Che poi se i taxi fossero utili a quello per cui sono stati costruiti in sto gioco, però vabbè. Allora, il passato raffiora, trova la sorgente e disegna il luogo dell'attentato Totan, ok. Mi ricordo che ero tutto esaltato per la conferenza del Toan. Ora mi sembra... Toan, ok. Un po' troppa gente armata in giro e pochi lavori in corso. La cosa mi puzza. Beh, ora che me lo fai notare, procediamo, Bugly. Cosa devo cercare? Un qualsiasi tipo di dispositivo da cui possa provenire... Doppiaggio terribile, va detto. Dobbiamo andare giù. Bell'affare. Tanto direi di aprire... questo, ma non lo posso aprire, allora lo apro a modo mio, squadra. Prendiamo lo Spider-Bot, lo lanciamo dentro e andiamo a prendere l'apertura del cancello. Perché dovremmo essere esenti da rischi, vero? Vediamo se intanto con lo Spider-Bot riusciamo a far fuori qualcuno, in modo da poi alleggerirci il carico dopo. Dato che ho sbloccato l'abilità, mi sembra anche giusto metterla in atto. Fuori anche tu, che in realtà non sei una persona cattiva, però non si sa mai. Nel caso... Nel dubbio spazza, no? Come si dice. Oddio, se si potesse far detonare. Vai fuori anche te. C'è qualcun altro? Sì, ci sei tu volendo. Via, fuori dalle palle. Vedo ancora un omino là in fondo. No, non ti muovere. Non ti muovere, ti prego. Non ti muovere. Bravo, amore mio, così. Ma riesco a fare le cose senza dover entrare di persona? No, perché se ci riuscissi male non sarebbe. Oddio, una piccola speranza c'è però. E come se c'è. Va bene. Reliquia ottenuta. Zampa di Spider-Bot danneggiato. Ma che cazzo? Ci siamo. Il segnale proviene da questo frammento di Spider-Bot. Non sappiamo ancora a chi appartenga. Mi sorprende che questo rottame sia ancora in funzione. Che ci fa qui? Difficile a dirsi, ma con una ricostruzione in RA forse riusciremo a capire cosa gli è successo e se è legato all'attacco. Accedi ai ripetitori qui intorno e potrò raccogliere abbastanza dati per creare una ricostruzione in RA. Ok, allora. I ripetitori. Tu sei da far fuori. Proprio istantaneamente. Ho lasciato fuori il mantello, che palle. Ok, buono. Cos'è? Col ferro da stiro. L'ha atterrato col ferro da stiro, ragazzi. Va bene. Questo potevo fare anche con lo Spider-Bot, tranquilli. Perfetto, altri due ripetitori. Ma sono tutti e due giù? A parte non me lo dirà mai perché è stronzo.
infatti è qui. Ma l'area noi l'abbiamo ripulita, quindi non dobbiamo aver paura di nulla. Ancora uno e ci siamo. Molto scenario alla Call of Duty questo, eh. Ma tanto tanto. Ecco, lo sai che ti vedo, vero? Metti il velo. Bravo. E vai. Ok, dovrebbe essere sufficiente. Ora mi basta estrarre l'audio da questa traccia, il video da qui e fatto. Torna dove hai trovato quello Spider-Bot e avvia la ricostruzione in realtà aumentata della notte dell'esplosione. Ricevuto. C'è nessuno, vero? Per ora sembrerebbe di no. Ricostruzione. Ricostruzione dati sito SRA in corso. Ah, questa figura che se ne va? Cazzo, dici che abbiamo compagnia? Mai fidarsi di un Kelly. I condotti di reazione? Bugly, puoi identificare chi comandava lo Spider-Bot? Ho terminato di decrittare il segnale inviato dallo Spider-Bot e anche se non riesco a risalire a un utente specifico, posso dirvi che è un codice usato dalla polizia metropolitana. Fammi capire, la polizia ha visto tutto quanto. Kelly, il clan Kelly. Sono stati quei mafiosi a compiere gli attentati. Sembrava più uno scambio, in cui i Kelly erano probabilmente i fornitori. Quante probabilità ci sono che fosse un membro di Zero Day? Di certo non era dei Kelly. Beh, non startene lì impalato. Continua a cercare. Okay, ho sentito delle voci. La costruzione continua oltre quelle macerie. Quindi qui. Bugly, apri il varco quantistico. Per sviluppare la tecnologia per un tunnel quantistico ci vorranno almeno 10 anni. Ma gli Spider-Bot e i droni sono qui oggi. Se non ti va di aspettare, puoi provare con uno di quelli. Un'idea ragionevole. Aggiungi Lara con lo Spider-Bot un drone. Ok. Avevo già aperto. Sono un genio. Sono un cazzo di genio. Lo farei molto col drone, però. Ormai c'ho lo Spider-Bot. Facciamo con lo Spider-Bot. Allora. Io ci ho creduto un po' troppo, forse. Pensavo, credevo, volevo, ma... Dove minchia raggiungo? Aspetta, forse da qui. Ok, ce l'ho. Speriamo che nel mentre non mi scoprano, solo quello. Perché non punti i tuoi occhietti da essere umano sul carico del furgone? Ho ricevuto. Che in realtà sono gli occhietti dello Spider-Bot, però ok. E lo stesso sistema di detonazione usato nelle bombe piazzate al Parlamento. È la firma di Zero Day. Muoviti, abbiamo altre consegne da fare. Vieno assunti per rifornire gli obiettivi. Non sono affari che ti riguardano. Questo è esplosivo, sicuro. Oddio. Zero Day deve avere molti contatti, visto che sono stati fiancheggiati da altri gruppi per gli attentati. È un modo per riuscire a portare a termine un attacco coordinato su larga scala, senza lasciare tracce. A Zero Day servivano uomini e risorse, ma doveva averli sempre a disposizione. Non servono chissà quali doti da detective per capire che tanto al clan Kelly quanto ad Albion la situazione ha fatto comodo. Sfortunatamente non possiamo apprendere altro dalla ricostruzione in RA. Ma se riuscissimo a trovare la gente che stava spiando con lo Spider-Bot, credo che potremo saperne di più. Dove stava sta persona? Da nessuna parte. Bisogna fuggire. Perfetto. L'importante è che non venga la gente a cercarmi. Proprio adesso che sto scappando, cosa che potrebbe anche succedere. Però vedo che la situazione è abbastanza tranquilla. Sì, dai. E allora, il numero di serie dello Spider macchinina non c'è, barca.
Forse alla stazione di polizia potremmo avere altre informazioni su chi lo utilizzava e perché. Gli sbirri erano sulle tracce dei veri attentatori, ma hanno fatto il gioco del silenzio. E il DedSec si è preso tutta la colpa. Per saperne di più possiamo solo indagare a New Scotland Yard. E allora andiamo a New Scotland Yard, che è qui. E ci andiamo con, ovviamente, un spostamento rapido, perché, ripeto, il cazzo me la faccio tutte le volte. Embarkment. Andiamo su. Grazie della macchina, molto gentile. Cerchiamo delle prove, mandiamoci il nostro amato signorino Spider-Bot. Ha preso il controllo dell'intero corpo di polizia. Come a dire, se le tue forze armate private non ti soddisfano, puoi cercartene delle altre. Se c'è una cosa che non va privatizzata, sono le forze di polizia. Non temere, cambiano solo le uniformi, le armi d'assalto militari e la tendenza a pensare più al profitto che al bene comune. Ora per pensare più al profitto che al bene comune? Dobbiamo proseguire. Parla proprio la Ubisoft? Parla proprio la Ubisoft? Che controsenso. Va bene, ragazzi. Occultati, va. Fanculo. No. Aspetta, ridarmelo un secondo. Ecco, queste sono le cose che... Ehi, ascolta! Arrenditi! Queste sono le cose che non capisco. Me l'avevo schivato comunque. Cioè, io avevo premuto L1 per prendere lo Spider-Bot. Possibili ostili nella vostra posizione. E quello... Tu. Oh! A tua madre! Cerco un riparo! Cioè, tutto questo è per aver lanciato uno Spider-Bot, capito? Cioè, capito come può essere disagiato sto gioco? Per aver lanciato uno Spider-Bot. Immobilizzate quel pezzo di merda. Vabbè, e dobbiamo scappare e tornare. Per forza, come si faceva quando liberavamo i quartieri. Scappare e tornare. Se tu quando te l'ho chiesto invece che darmi la telecamera, tu mi avessi dato lo Spider-Bot, tutto questo non sarebbe successo. Ripeto, a volte sto gioco regala delle delizie che sono veramente inspiegabili. Interrompo l'inseguimento. Cioè, su Watch Dogs 1 e 2, nonostante siano giochi pieni di difetti, cose gravi non l'ho mai trovate, a dire la verità. Qua, ragazzi, è una sofferenza unica. Proprio non risponde come dovrebbe, capito, raga? Grazie per la sfida principale, grazie. Adesso giustamente devo rifare tutto, perché sei un figlio di buona donna o di una donna di facili costumi, come vi piace più a voi, e mi tocca rifare tutto. Che poi talmente dovevo andare qui, però vabbè. Ciao. È tutto molto bello, però questa cosa dove me l'hai messa? Dove me l'hai piazzata? Forse lo so dove me l'hai piazzata, qua dentro. Sicuro? Sì. Stando al numero di serie, si tratta dello stesso Spider-Bot rinvenuto alle macerie del Toan. La domanda è, chi lo ha usato? Dirigi lo Spider-Bot fuori da quella stanza. Mi servirà una connessione diretta per scoprire altro sul nostro amico menomato. Sarà un giochetto.
sabota. Nessuno ti ha detto che devi riattivare l'allarme, zio. Nessuno ti ha detto che lo devi riattivare. Ecco. No, 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 no. Non ho bisogno che tu mi distrugga lo Spider-Bot. Ok, richiamalo. E ricominciamo. Tutto molto bello, però a me serve una cosa. Una. Serve l'entrata. Me l'hanno distrutto, fantastico. Mi serve l'entrata al a quel posticino là. Tanto uno in meno. Buono. Torniamo da dove siamo venuti. Aspetta, c'è un'opportunità lassù molto ghiotta. Non vorrei poi combinare dei danni, eh. Perché non sali? Occhi aperti, è qui. Sì, è esattamente qui. Ma non saprai mai dove. Diamo un'occhiata in giro. Ma... Fra, mo hai perso il contatto visivo. Ok. Facciamo tutto da capo, dai. Cheat. Igev Mano Mosconi. Ah, no. Beh, ma c'è le scale qua. Che palle. Non ti girare. Bravo, così. Perfetto. Come fai ad averlo visto? Vado a dare un'occhiata. L'hanno distrutto un'altra volta. Addio, Dio, 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 Dio. Ripeto, sempre meglio fa distruggere lui che morire noi. Per carità, però. Che due coglioni. Che due coglioni proprio. Delle palle da bowling. Perché semplicemente a me basterebbe trovare una cosa. Trovare l'entrata in quella stanza. A me, io veramente, raga, non ho bisogno di altro. Ho bisogno solo dell'entrata a quella stanza lì. Possibile che sia così difficile da ottenere, da trovare, da adescare? Perché, raga, mi pare molto strano. Ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta, l'ha distrutto. E per forza ce l'ha fatta. E proviamoci. No. Non male c'è lo scatto, ma... Allo scatto di Thiago Motta all'europeo. Oh, apriti. Occultati. E vai a prendere sto mona. Vai così. Perfetto. Exit, ma io voglio sapere la porta dov'è. Fammi vedere le cose chiaramente, dai. Ah, ho capito dov'è. Ho capito il trucchetto. Adesso torna veramente tutto. Buono lì. Muori. Era una donna, mi dispiace onestamente. Mi dispiace. Però a me serve il cazzo di bocchettone.
Cioè io è delle ore che sto girando in tondo per cercare sto cazzo di buco. Oh, sto buco del cazzo. Mettiamola un po' come volete voi. Qua c'è qualcosa che si può ottenere? Che altro c'è? Datemi un indizio dove si trova l'ingresso, qualcosa. Che altro, perché sto buttando via del tempo preziosissimo. Ah, preziosissimo, eh. Tanto poi, se continuo così, li uccido tutti e faccio prima entrarci di persona. Comunque. Richiamalo subito. Ok, tanto piove pure, pensate un po' voi. Ok, proviamo. Una cosa, in realtà, prima all'occhio mi ci era andata. E adesso vi spiego, io un'apertura l'avevo vista. Non sono capace di ricordarmi dove, onestamente, però l'avevo vista. Te, via dai coglioni. Occultati e via. Io un'entrata, me la ricordo. Ma dico per lo Spider-Bot, ovviamente, non per altri cazzi. Qua c'è l'ingresso principale e lo sappiamo tutti. Era qua dietro, dove eravamo prima. È un'entrata Spider-Bot, me la ricordo. Non sto scherzando. Attenzione all'allarme. Raga, io pure me la ricordo. Non so che dirvi. Ma c'era proprio sicuro, eh. Questo cosa apre? L'allarme del cazzo. Beh, venite fuori, che vi devo dire, raga? Perché l'allarme è partito? Diamo un'occhiata. Fuori. Dalle palle. Ok. No. No. Via. Ragazzi, io veramente sto girando in tondo. Anzi, magari in tondo. Il mio giro non ha neanche un senso. Perché non ce l'ha. Wow. Qui tutto tranquillo. Fanculo. Che cazzo me l'avete messo, dai. Io capisco che un gioco non lo possiate fare proprio facilissimo, che un po' di logica ci voglia, però. C'è anche meno. Anche molto meno. Forse l'ho vista di qua all'entrata? No, no che non l'ho vista di qua. Disattiva sta roba, va.
proprio nulla, eh. L'unica cosa è che per fortuna non c'è praticamente più nessuno, quindi possiamo anche girare tranquillamente. Disattiva sto allarme e metti il velo. Proviamo a guardare in alto se c'è qualche ingresso, qualcosa. Non mi pare vedere nulla. Aspetta, che qua c'è un condotto. Però non porta da nessuna parte, stranamente. Qualcosa ho visto. Ma quanto è fastidioso sto coso. Non lo puoi. Devono passare 5 secondi prima di poterlo riusare. Andiamo a camminare sulla ehi, su sto cazzo camminiamo. Su sto cazzo. Dobbiamo andare a vedere sotto se c'è qualcosa. Sotto ovviamente non c'è nulla. Nulla, per usare un termine piuttosto carino, perché potrei usarne veramente uno molto pessimo. Ragazzi, che due coglioni. Cioè, ma perché? Morto lo Spider-Bot. Non ho parole. Boh, raga, io non lo so. Però qua mi dice controlla, quindi controlla vuol dire che... Dai, che cagata! Persino mezzo distrutto e senza tutte le gambe, lo Spider-Bot può saltare e infilarsi nei condotti. È un ottimo metodo per muoversi nella stazione senza farsi notare. C'è in mente che aspettavo che si rivitalizzasse... Parte del sistema di detonazione a distanza del Parlamento. Se la polizia... Ho acceso il ventilatore perché non ne potevo più. Non è affatto opera del DelSec. Ah. Muovi lo Spider-Bot fuori dalla stanza. Un'altra cosa impossibile? Ci sta. Ah. Ok. Cos'è la finestra questa? Ok. Non salta. Non salta. Non salta. Mi sono rotto i coglioni. Oh, ce l'ha fatta. No, non cadere nella buca. No, nella buca no. Ti prego, nella buca no. Beh, era ovvio, ragazzi. Raga, mi sta già sul cazzo sto gioco, è incredibile. C'è un gioco che mi sta così sul cazzo sin da subito. Non l'ho mai sperimentato prima d'ora. Mai. Giuro, mai. Salti, grazie, molto gentile. No, apilo, apilo. Non c'ho parole, ragazzi. Io veramente fatico veramente a esprimermi. Io fatico veramente a esprimermi. La maschera di Dalton. Devono averla recuperata. Ah, Dalton, quella è la prima missione. La cosa che resta di lui. Anche il cadavere è rimasto. Un gioco che se muori devi cambiarti vista.
Quello non si fa. Quello non si può fare. Oh, meno ci è andato. E che cazzo, è pieno di robaccia. Dovrai farti strada a salti per raggiungere il prossimo condotto. Tanto funziona. Ok, buono. Quanto è scontato che ovviamente rimbalzerà dentro parecchio, scontatissimo. E dai così. E dai così. Ragazzi. Dai su. Dove vado? A destra. C'è più la luce. Sinistra. Quindi questo è lo spider bot di cui abbiamo recuperato la zampa prima. Ok. All'improvviso abbiamo una compagnia privata in grado di tenere in ordine le strade meglio del corpo di polizia che l'ha fatto per sé. Ma stiamo facendo un giro in tondo, no? Spero di no. Cioè, tutto sto lavoro fatto con lo spider-bot non è servito a nulla. Lo spider-bot, quello che sta bene, ecco. Non mi sbagliare il salto adesso. Ok, per un pelo, male fatto. Non cascare, grazie. Ci sei quasi. Prosegui lungo quest'ultimo condotto. Non avevo capito, grazie. Dove si va? Si va a recuperare lo spider-bot. E mi sa che c'è andarci a piedi a sto punto. Vabbè, ci si va a piedi, sti cazzi. Tanto non c'è praticamente rimasto più quasi nessuno. Scusa, ma che arma ha lui? Ha la pistolina quella del DedSec, non letale, ok. Dov'è sto coso? Madonna, cioè, per uscire da una stanza e per attraversare un vetro tutti sti girigogoli qui. Va bene. Usciamo. Ce l'ho. Sto scansionando lo Spider-Bot e accedendo ai suoi drive. Mentre analizzo i dati, ti conviene darti la gambe, a meno che tu non muoia dalla voglia di spiegare alla nostra violenta forza di polizia privata cosa ci facevi nella loro stazione. Ok. Le seghe. Ha un modulo GPS satellitare che inviava regolarmente la sua posizione a una stazione di terra. La caccia al tesoro continua, non fermiamoci. Ti sto inviando le coordinate della stazione di terra. Indaga sulla stazione di terra, dove me l'avete piazzata? No! Qua. Ciao. Che affar serio, ragazzi, che affar serio. Grazie della macchina, non andar via. Ho bisogno di te. Grazie. Destra. La cronologia GPS dello Spider-Bot che abbiamo recuperato indica più volte queste coordinate. Il nostro misterioso testimone degli attentatori deve essere venuto spesso in questo bel posticino. Bellissimo, cazzo. Il posto perfetto dove rifugiarsi per una sveltina. O per sbarazzarsi no. Del cadavere nel Tamigi. Ci serve solo un'entrata. Rilevo una rete di sorveglianza che monitora uno spazio sotto a questo ponte. Se riesci ad accedere, forse potrai dare un'occhiata all'interno. Posso fare direttamente così, no? Vabbè, vado a farlo di persona. Più adrenalinico. Scherzo. Allora,
Ok, molto simile missione Liberazione quartieri. Oh cielo, guarda, guarda, sembra... Caccia di terremoto a certe cose. Se il tuo ufficio viene invaso da Albion, ti viene voglia di lavorare da un'altra parte e sembra che il nostro sbirro si sia dato da fare. Mi chiedo che pista abbia condotto all'attentato al Toan. Il computer è molto polveroso, ma potrebbe contenere qualcosa di utile. Accralo. Ok. Sono l'ispettore Caitlin Lau. Beh, ex ispettore in realtà, da quando c'è Albion. La polizia... Sarebbe ispettrice? E comunque aveva già insabbiato tutte le prove. Ogni cosa che poteva implicare Albion e Kelly negli attentati. Ma so per certo che Mary Kelly e la sua banda sono tra i responsabili e hanno commesso altri crimini su cui possiamo indagare. Io e alcuni colleghi, in modo ufficioso, sono di nuovo in cerca di Mary Kelly. Non imparerò mai, cazzo. Ok, usciamo? No. Videoblog di Caitlin Lau. Il clan Kelly e Albion sono in affari insieme. Non ho ancora i dettagli, ma tutto sembra indicare una tratta di schiavi. Le PC e la copertura per... Si faccio così per vedere se l'audio è in ritardo, sorry. Possono arrestare chiunque accusandolo di essere un immigrato clandestino o un attivista del DedSec. Ma noi sappiamo chi è la vera minaccia. È il DedSec. Quindi, il clan Kelly cattura queste persone. Immigrati, deportati, vittime o come vogliamo chiamarle. E le conduce da qualche parte. Ma dove? E perché? La chiave di tutto quanto è Mary Kelly in persona. Sapevo che tramava qualcosa, ma è riuscita a farla franca. C'è un solo modo per procedere. Uccidere. Se mi scoprono, beh, questo sarà il mio ultimo video. Ti hanno scoperto adesso. Cosa nasconde? E così lo sbirro misterioso era l'ispettore Caitlin Lau. Pare che la sua preda fosse Mary Kelly e che la sua indagine l'abbia condotta agli attentati. Che bella notizia. Albion in combutta con i Kelly. La peste bubonica che fa squadra con il vaiolo. Sembra che la rete di Zero Day includa tutti i peggiori elementi di Londra. Segui una pista qualsiasi e i nomi sono sempre quelli, Clan Kelly e Albion. Beh, mi sembra... Quindi sono contro Clan Kelly e Albion. Quella gente rapita per strada. Cercando di capire, scusate. Le operazioni di Albion ruotano in parte intorno alle PC. Noi detective questa la definiamo una bella traccia. Vabbè, ho 20 punti tecnologia che ci servono per una cosa molto bella, questa. Fino a denti, trofeo guadagnato argento, grazie. Ok, il passato riaffiora, l'abbiamo portato a termine, due trofei addirittura, tutto pronto pure. Capitolo DedSec completato, era tipo il prologo, no? Persi nel processo. Va bene. Vediamo che dice Sabine. E se Caitlin Lau ha ragione, questa perla balza al primo posto. Abbiamo ragione di credere che un ex attivista DedSec sia ancora in vita, ma scomparso all'interno delle PC. Angel Lopez non è nato a Londra, ma noi non gliene faremo una colpa. Pare che Angel sia stato preso dai rastrellamenti di immigrati, cosa che... potrebbe averlo salvato dall'attacco di Zero Day al DedSec. Le ostilità verso gli immigrati sono aumentate dopo gli attentati e ora Albion può spedire nei campi di concentramento chiunque voglia. Dobbiamo trovare Angel prima che scoprano che è del DedSec. Questa è una faccenda personale. Ma seguire questa pista potrebbe anche far luce sul rapporto tra Albion e Clan Kelly. Merda. Beh, la buona notizia è che non ha ancora lasciato il paese. Non hanno deportato nessuno dal Regno Unito. La cattiva è che sarà nel limbo dell'EPC. Ti ho inviato i dettagli e avvisato il nostro contatto all'EPC. Ti farà entrare. Vabbè ragazzi, noi ci vediamo per la prossima missione. Grazie. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale. So, potremmo renderla un pochino più corta, però...
Per capire come funzionava ci voleva un pochino. Grazie ragazzi, ci si vede. Alla prossima. Ciao a tutti. Oh, ma che cazzo vuoi? Swipe a destra, oh. Qualcuno vorrebbe fare una chiacchierata. Ti invio le coordinate. Via, vai.